Ciao a tutti e bentornati su Spyro. Allora, purtroppo è arrivato il momento, ci tocca. Questo qui, vediamo qual è. Sicuramente non sarà facile. Allora, questo ho capito qual è. Se non ricordo male, bisogna fare un po' tutto alla buona, cioè bisogna cercare di acchiappare tutto quello che ci capita davanti senza troppo stare troppo a fare tutto in ordine, perché sennò non ce la facciamo. E se non mi sbaglio anche quello dopo è così, se non ricordo male. Qui mi ricordo che perdevo sempre alla fine perché non riuscivo mai a prendere tutti gli aeroplani in tempo. Perché bisogna andargli un po' incontro, altrimenti si perde troppo tempo. Solo che uno poi con tutti sti tunnel giustamente si rincoglionisce. Dove sono gli altri? Mi è passato in testa. Ne mancano solo due, dai. Manca questo. E l'ultimo. Ah, oh, è qui. Che culo, che culo, che culo. Lo posso dire un'altra volta? Che culo. Mamma mia. E questa è fatta. Che bello, finalmente. Abbiamo tolto di mezzo pure questo qui. Un altro volo in meno da fare. Che poi quello mi è rimasto un po' impresso, perché mi ricordo che la prima volta che lo feci incominciavo sempre dai cofanetti, però poi mi rincoglionivo e non riuscivo mai a completarlo. E quindi mi è rimasta impressa sta cosa che bisognava cominciare con le barchette. Almeno c'è, cioè, come lo faccio io, poi non lo so. Altri sicuramente lo faranno meglio di me. Magari lo faranno in ordine, non lo so. Io ci ho provato a farlo in ordine un sacco di volte, ma non ci sono mai riuscita. Faccio sempre un po' così, a come capita. E se non mi sbaglio, anche quello che viene dopo è così. Adesso quello non me lo ricordo, sinceramente, qual è. Allora, qui abbiamo fatto tutto, vero? Sembra di sì. Ok, quindi direi che possiamo andare avanti. Ah, il mondo dei tessitori, è vero. Testi sogni, no, tessitori. Bello, bello, sì. Questo è il mio preferito, finalmente. Ve l'avevo detto. Non mi ricordo in quale video, in quale puntata, però l'avevo detto che l'ultimo era il mio preferito. Certo, è un po'. Non è, giustamente, essendo. Non l'ultimo, perché questo è il penultimo, credo. Essendo il penultimo, non è così semplice da fare, però è bello. È particolare. Per chi ama le cose un po' fantasy come me. Dio. Che bello sto mondo. Passaggio buio. I livelli però non. Cioè me ne ricordo un pochino così, ma non più di tanto. E direi che da un lato è anche bene che non mi ricordo sempre tutto, perché sennò il gameplay diventa un pochino noioso, no? Se uno sa tutto a memoria e sa fare tutta la perfezione. Ma
Minutaggio, ok. Allora, qui c'è il vortice. Vabbè, prendiamo il vortice, visto che siamo qui. Questo ci porta di qua, ok. Se non ricordo male, qui c'è anche una specie di giochetto da fare, e anche nei livelli di questo mondo. Tipo con... vabbè, adesso vi faccio vedere. Credo che sia qui, in questo mondo qui, e in questo Spyro qui. Salviamo lui. Benvenuto tra i tessitori di sogni, giovane amico. Nella caccia agli scagnozzi di nastri in questo mondo devi prevedere gli imprevisti e prepararti a ciò che non vedi. Prepararti a ciò che non vedi. Che belli livelli, i portali. No, troppo tardi. Che bel si fanno sti cose. Oddio, questo me lo ricordo, sto livello qua. Ah, qui c'è lui. Vabbè, ci andiamo poi. Questa musichetta ricorda un pochino quella del 2, il secondo mondo. No, di Spyro 2, del secondo mondo di questo Spyro. Ah sì sì, qui mi ricordo che ci sono tutti questi vortici. Intanto andiamo qua. Ah, questo c'ha tipo il cannone, ok, sì sì. Cos'è, un cannone magico? Sì. Allora, dobbiamo fare anche, esatto, quelli laggiù, altrimenti non ci fanno passare, perché essendo quando sono così grossi non possiamo abbatterli in nessun modo. Che c'è lì? Io lì vedo una cosa buggata. Si vede tipo attraverso la texture. Spero di non dover fare nient'altro con questo cannone, altrimenti devo ritornare qua. Vabbè. Sicomo? O zicomo? Ehi là, Spiro! Ottimo lavoro! Sarà ottimo quando avrò arrostito quel nasty orc. Già. Nasty Nork. Allora, andiamo di qua. Prima che ci dimentichiamo. Oh! Dio. Santo. Oddio, devo rifarlo. Come non detto. Mannaggia me che non sto mai zitta. Levati dalle palline, torri spettrali. Oh, gemmine. Gemmine. Altri vortici. Ah sì, è questo qua. Una specie... In realtà non è proprio un minigioco, è una specie di percorso particolare da fare. Sì, è una specie di minigioco. I babei di questo mondo sono invincibili, ma ciò non significa che non si possono attaccare. Mi sembra giusto. I babei? Ti riferisci a quelli che diventano grossi e non si possono abbattere? Allora, un attimo, torniamo prima le gemme. Allora, sì, questo vedete?
cioè tipo una, un orologio vivente in pratica. Ok, e bisogna fermarlo in modo da poter da riuscire a far abbassare la pedana a cui appartiene quell'essere e salirci su. Se non ricordo male, ogni essere ha la sua pedana. Adesso qui ce n'è solo uno, ma in altri livelli ce ne saranno di più. E un attimo. Adesso vi faccio fuori, non vi preoccupate. Aspettate il vostro turno. È arrivato il momento. Tranquilli. Adesso tocca a voi. Siete impazienti di morire? E adesso vi accontento subito se riesco a muovere sto coso. Quello lo abbiamo già fatto prima, quindi non c'è bisogno. Niente, non riesco ad attaccarmi. È talmente sensibile sto controller. Oh. Riesco a prenderli insieme? Così no. Tappa al centro e... Ok. Vi ricordo che in questo Spyro i nemici si devono abbattere per forza se si vuole completare il gioco, perché ci danno le gemme. Allora, ok. Ah, qui ce n'è un altro. Sì, ah, qui ce ne sono due, ok. Un attimo. Allora, sono queste due? Probabilmente sì. Devo farli alzare entrambi. Allora, non so quale appartiene a quale pedana, però spero di fare abbastanza in tempo. Ok, ce l'ho fatta. Dovrebbe essere completa. No? Oddio. Ho lasciato qualche gemma indietro. Una gemma? O no? Quante ce ne sono? Sì, 300. Ho lasciato una gemma. Dove? L'ho lasciata. Che livello è questo? Ah, questo è il volo. Mamma mia. Allora, vediamo un attimo. Ho lasciato una gemma. Non mi dite che è il nemico. Quello, lo devo rifare. Andiamo. Lo devo abbattere di nuovo? Vediamo se è così. Ah, si vede che prima allora forse l'ho rimpicciolito, però alla fine non l'ho più abbattuto. Può essere. Allora, di qui non posso andare da nessuna parte. Allora, vediamo che livello possiamo fare. Andiamo sempre in ordine, così non ci incasiniamo. C'è quel livello lì come primo da poter fare. Vediamo qual è. Passaggio buio. Proviamo. Provamos. Oddio.
È il livello che penso io? Quel livello? Forse no, no, mi sa di no. Che bossino. E questo? Non è un... Ah, questo forse... Non mi ricordo quei nemici siano un'utilità in particolare. Non sono quelli a orologio. Non so, vediamo. Quante gemme ci sono? 500, mazzo, 5 draghi. Questi livelli, questi qui, se non ricordo male, sono tutti belli grossi, gli ultimi livelli. I nemici qui possono essere davvero spaventosi, ma soprattutto attenzione ai babbei! Io direi piuttosto fiamme ai babbei. Questo si chiama parlare. Beh, gli dialoghi qui sono molto simpatici. Di qua, no? Pappa, pappa, pappa. Mi serve la pappa. Mangia. Comunque no, non è il livello che pensavo io questo. Però sì, credo che si trovi in questo mondo. Poi diventano tutti più grossi. Pappa. Funghetti. Che belli funghetti. Zizi. Grazie per avermi liberato. Prego. Che bello che sei tutto lilla. Assomigli un po' a Spyro da grande. Anche se Spyro non è proprio lilla. Ha solo delle piccole sfumature. Vieni qua. Dai, però non è giusto così. Ma guarda tu, sta specie di tartaruga malefica. Mi serve la pappa. Mi servite voi. Trovo che il fungo si suicidava. Ok. Poi si riproducono molto velocemente, avete visto? Dopo 2 secondi già ci troviamo tutta la famiglia. Sono dei funghetti magici. Magici. Anche azzardare. Ah, qui c'è questo. Sì, cannolino tenero e poi... Sono spacciato, vero? Sì. Addio.
E poi questa non so se è acqua, perché il colore è quello. Solo che in questo Spyro, come avevo detto l'altra volta, anche l'acqua ci fa male, perché Spyro non sa nuotare. Però è un po' una cavolata in realtà, perché in Spyro 2 anche non sa, cioè impara a nuotare lì. Però anche non sapendo nuotare, se vai in acqua non è che ti fa male. Qui invece sì. Solo che questa qui, nello specifico, quella che c'è in questo livello, non so se è acqua oppure no, o se è altro. E te pareva? Vitozza, vieni da papà. Vieni da mammina. Sai, penso che tu potresti proprio essere il drago che sconfiggerà Nasty Nork. Sì, sono io. Nasty Nork. Allora, lì c'è un passaggino. Lì c'è un altro passaggio più in alto. Sparks non ce l'avevo proprio più. Allora prendiamoci tutti questi bei funghetti. Sì, Spyro ritorna. Spyro, Sparks ritorna in salute. Fa il lavoro al posto nostro di raccogliere le gemme. Allora, lì sotto c'è un passaggino. Ok. Facciamo in fila indiana, morite in fila indiana. Questi? Ah, forse devo fare tipo lui. Ah, allora forse questi esseri danno tipo potere, per così dire, a nemici. Boh, fanno diventare grossi in qualche modo. Pappa. Sì, perché quando non ci sono che cose, i nemici sono normali, sono piccoli. Altra vitozza buona. Mortacci tua. Queste belle gemmine. Abbiamo preso tutto? Pare di sì. Qui? Ah, da dove siamo arrivati? Che stupida. Idiot. Allora, draghetto. Grazie Spiro, vorrei aiutarti a prendere Nasty, ma non sopporterei di rimanere di nuovo nel cristallo. Non preoccuparti, l'unico che ci rimarrà è lui. Questo... sta attento a non cascare giù. Allora, andiamo qua. Sto più veloce io di voi. Ciapa, sta gemma, non lasciamo nulla indietro, sennò qua poi è un casino recuperare le gemme, ma sicuramente mi capiterà di lasciarne qualcuna. Figurati se mi va tutto liscio alla prima. Già prima col volo ho avuto un culo, perché diciamo che mi ricordavo l'inizio, e quello mi ha aiutato comunque.
E poi tutto il resto è venuto da sé di conseguenza. Ho avuto culo nel continuare. Altrimenti ci sarei rimasta una puntata e mezzo soltanto lì. Grazie per avermi liberato. Ok, lì c'è altra roba da raccogliere. Qui. Ce la faccio, voglio, sì. Ok. Devo dire che sono molto originali, però questi nemici tipo diavoletti. Cupido cattivo. Cupido diavolo. È originale. Qui. Dai che mancano poche gemme. Saranno solo queste? E queste valgono uno. Ah, c'è ancora quello. Ok, quante gemme mancano? Non sono solo queste. Oh sì. Ti prego, dimmi di sì, ti prego. Ok, perfetto. E questo è fatto. Allora, andiamo lì, va? Visto che siamo vicini, arriviamoci un attimo. Ciao ciao, è stato un piacere. Questo livello è carino da fare, non è complicatissimo. Allora, madonna, penucchio. Ma stai zitto. State zitto. Allora, facciamo no. Qui dietro. Qui c'erano. Ok, sì. Allora, la prossima facciamo questo qui. Questo livelluccio qua. Ok. Allora, noi ci vediamo e ci sentiamo nella prossima puntata.